ogni mio acquisti Essence. Iniziamo dagli smalti. I Multidimension. Stanno vendendo a 99 centesimi, credo li stiano togliendo, non so. Numero 67, Just Shoot. Ed è questo bellissimo color salmone. Fantastico. 69 Moving On. 69. Io questo lo adoro. È bellissimo. Spettacolare. Bello, 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 bello. 70 Makes Me Weak. Makes me weak. Sì, eccolo. E questo color cipria. Favoloso. 73 Replay. Eccolo. Ed è questo verde acqua incantevole. 72 Found My Love. Found My Love. Ed è questo qui. Bellissimo anche questo, lo adoro. Lo adoro. Allora, questi qui io li ho applicati con il top coat della Essence e con quel top coat, che è fantastico, tra poco ve lo faccio vedere, mi sono durati una settimana. Quindi, fantastico. 4 for me. Ed è questo celeste, bellissimo. Molto, molto bello. Poi ho preso nella linea Color & Go il numero 60, Faithful Desire. Ecco, che questo rosso ciliegia, molto 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 bello. E il numero 37, Just Rocket. Che è questo blu intensissimo, che quest'inverno andano di moda i blu. E quindi questo, eccolo, consigliatissimo. Nail Stamping Set. Questo qui che ha lo stampino con il dischettino. Ho comprato due dischettini, cioè ho comprato un altro dischettino oltre a quello che c'era nella confezione. Allora, il dischettino che era nella confezione è questo qui, che ha tutte le decorazioni. Mentre quello che ho preso io è questo, che ha proprio tutte le decorazioni che vanno applicate su tutta l'unghia. Quindi voi applicate lo smalto sopra, lo raschiettino, tirate via lo smalto, lo stampino, andate a premere, a prendere, quindi aderire a qui lo smalto e lo andate ad applicare sull'unghia. A me piacciono tanto queste decorazioni per le unghie, le adoro. Quindi magari se poi volete un video dove vi illustro, ma ce ne sono tanti su internet, se iscrivete al Stamp Set su YouTube trovate tanti video che fanno vedere come usare questo kit. Ma comunque se volete vi scrivete giù sotto che volete il video, ve lo faccio. Il Dotter, che è questo strumentino qui, che ha questa pallina alla cima, che serve per fare i pois sulle unghie. Ho comprato questi due smaltini, che sono proprio specifici per lo stamping. Comunque c'è anche quello argentato. Il mio adorato top coat. Questo è favoloso, io lo adoro, mi fa durare lo smalto una settimana. Giuro, una settimana. Io questo lo adoro, do uno bello strato abbondante. Faccio, cioè secondo me la cosa più importante per far durare lo smalto è farlo asciugare bene, molto bene. Quindi io faccio asciugare benissimo lo smalto quando ho tempo, perché di solito lo metto sempre 5 minuti prima di uscire. Però faccio asciugare bene lo smalto e poi applico uno strato abbondante di questo top coat ed è favoloso. Il matte top coat dovrebbe far diventare opachi gli smalti. Questo ancora non l'ho provato. E metto la nuvolettina qui e vi dico com'è. È la penna correttiva. Quindi a queste l'ho già usata, come potete vedere, a questa puntina imbevuta di acetone. Mettete lo smalto sbagliato e andate proprio a pulire i contorni con questa pennina. Ed è favolosa, l'adoro. Qui nella parte sotto si smonta e ci sono le puntine di ricambio.
Mi piace tanto, questa ve la consiglio. Della Essence vi consiglio tutti i prodotti che finora vi ho fatto vedere perché no, io li adoro, cioè, gli smalti mi piacciono tantissimo. Il top coat è fantastico, questo anche, molto utile secondo me perché nella fretta, magari sbagliato, se non siete molto precise, questo è un prodotto da avere. C'era ancora la Sun Club Bronzing Powder. È matte, questa è la brunette per le brune, c'è anche, anche per le bionde e infatti come potete vedere è assolutamente matte. Io amo, cioè no amo, a me piacciono le terre brillantinose, però si vede, cioè si vede che ce l'ha in viso, mentre una di queste opaca dà un effetto un po' più naturale, potete anche usarla per fare il contouring del viso. Ho preso tre matite, queste qui, le Long Lasting, C'est la Vie, la numero 05, C'est la Vie, che è argentata, qui, eccola, ed è bellissima. La numero 12, I Have a Green, magnifico, con dei micro glitterini all'interno. Questo qua. Non so se vedete i glitterini. 01 Black Fever. Un nero intensissimo ed è quella che ho su al momento. Ed è questa qui. L'unica cosa negativa di questa qui nera che ho provato è che non dura tantissimo all'interno dell'occhio. Ho provato anche a bloccarla con l'ombretto, ma a me non dura tantissimo, cioè rispetto a quella Kiko, la Kiko mi dura tantissimo nell'occhio, questa molto meno. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo, è la base protettiva. Questa l'adoro, le unghie non mi sono ingiallite più, cioè le unghie perfette. Questa la straconsiglio. Il Black Mania. Nella nera in penna. La cosa particolare di questo eyeliner è che ha la punta in diagonale. Faccio vedere lo swatch. Eccolo qui. L'unica cosa è che quando fate la linea d'eyeliner dovete sempre ripassarci perché vi fa sempre. Non so se riuscite a vedere, vediamo se vi riesco a far vedere. Ecco, guardate. Dovete sempre ripassare per avere l'effetto pieno, altrimenti vi lascia gli spezzettini vuoti. Però per il resto dura tantissimo sull'occhio ed è questo che ho su adesso, il mascara Multi Action. Lo scovolino è questo qui. Niente di che, non ha niente di particolare questo mascara. Sinceramente non ve lo consiglio, non mi è piaciuto tantissimo. Poi io che sono una fan sfegatata dell'Ultratech Waterproof della Kiko, questo a confronto sembra fatto di acqua, però è un mascara normalissimo, non dà nessun effetto particolare.